Polifemo intende valorizzare quelle iniziative che attengono alla religiosità popolare. Siamo infatti a Talzano per, insieme ad una processione che si sta snodando per il centro storico della borgata tarantina, una processione che si ripete dal 1982 per ringraziare il Signore e Maria Vergine per lo scampato pericolo cui fu sottoposto Giovanni Paolo II in occasione dell'attentato. Evidentemente una mano divina fermò la mano di Ali Accià. Una manifestazione, una processione che vede partecipare la comunità talsanese in toto, l'amministrazione comunale e le amministrazioni di altri comuni. Una religiosità popolare che travalica l'area ionica e abbiamo il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti. Un po' di chilometri da quel di Erchie per vivere con la comunità talsanese questo momento profondo di religiosità. Sì, Erchie sicuramente non poteva restare insensibile all'invito che mi ha fatto Don Pasquale, Giuseppe Semeraro, l'organizzatore. Erchie, dicevo prima, che è nata grazie alla nascita del santuario. Erchie che sul gonfalone del comune, sulla fascia che indosso, riporta gli occhi di Santa Lucia, quindi la vera rappresentante di Erchie è Santa Lucia e il suo santuario. Quindi in una festa per il santuario di Talzano non poteva sicuramente mancare Erchie, anche perché i talsanesi fanno parte di quei pellegrinaggi che periodicamente nel periodo delle perdonanze si fanno anche ad Erchie, e uno, due pullman, tre pullman ogni domenica di Taranto e quindi anche di Talzano sono abituali visitatori del nostro santuario. Le istituzioni, i rappresentanti appunto di vari comuni, non solo pugliesi, lei viene dalla Calabria, per rendere omaggio a questa grazia. Sì, in effetti a noi ci accomuna con Talzano la devozione alla Madonna e anche noi abbiamo un santuario mariano che si trova appunto in località Cappelle all'Aino Borgo, dove è meta di vari pellegrinaggi da parte di tanti devoti, e per il nostro comune c'è una grandissima devozione. La fede unisce. La fede unisce, sì. Giorgio Fontana, assessore comunale di Carpignano Salentina. Il Salento, l'area del Leccese, vuole appunto ringraziare Maria per questa grazia. Il Salento esprime tutta la sua fede e la sua religiosità. Grazie, buonasera. Sono veramente contento di essere qui in questa serata sicuramente importante dal punto di vista culturale e religioso. Io porto la testimonianza del santuario mariano di Carpignano Salentino, che quest'anno compirà il 450° anniversario dalla prima apparizione della Madonna della Vergine Santissima. Noi festeggiamo il 2 luglio la Madonna della Grotta, quindi con lo stesso spirito, come ha detto anche presso il santuario, avremo modo di poter raccogliere tutta la nostra comunità nel segno della fede e soprattutto delle tradizioni culturali e religiose. Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere, provincia di Salerno. C'è tutto il meridione in questa processione, anche dalla Campania. Evidentemente il senso della fede è davvero forte e travolgente. Sicuramente è un momento importante questo, che delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima qui al santuario di Talzano, che noi condividiamo già da qualche anno, perché abbiamo creato questo bel rapporto con la comunità di Talzano, con il parroco Don Pasquale, che è stato anche al mio paese a portare le reliquie dei pastorelli e di Giovanni Paolo II, e dove tornerà in occasione della nostra festività patronale il 29 giugno San Pietro. Un momento importante, emozionante, un momento di fede molto intenso che riesce a mettere insieme anche le istituzioni di varie parti del meridione, come diceva lei prima, per la condivisione di un
di questo momento molto, molto forte. Un bel momento, un bel momento.